Ciao a tutti e ben ritornati sul canale di Prestiti a Cattoni. Oggi vi porto un after patch di un Money Glitch, duplicazioni veicoli. Come sempre vi consigliamo le retro custom, potete usare anche qualsiasi altra Love Rider. Non usate auto di lusso perché non ve le farà vendere, quindi è inutile chiedere se prendo auto lusso. I requisiti per fare questo glitch: importantissimo avere la mira manuale, logicamente voi e vostro amico, l'Avenger, base operativa, retro custom, e un RH8, un faccio che andremo a sacrificare. L'attacca personalizzata non serve perché andremo a prendere l'auto che duplicheremo, andrà a prendere la targa del faggio. In questo glitch si possono anche fare le targhe in bianco, le targhe fantastiche, ossia praticamente l'after patch non è difficilissimo, abbastanza semplice e facile. Noi stiamo usando una sessione solo amici, per stare tranquilli. Potete fare la sessione inviti o anche addirittura in free mode, però vi consiglio sempre la sessione amici per stare tranquilli. Quando siamo in sessione, invitiamo il nostro amico nella nostra base, entra nell'Avenger, e adesso l'after patch consiste che il nostro amico si trova a buggare. Allora, praticamente, adesso vi faccio vedere quello che fa l'amico. Tramite il tasto PS va su un qualsiasi amico che sta giocando. L'altro amico non c'è bisogno che deve nemmeno sapere che noi stiamo facendo i glitch. Lui deve andare su partecipa a sessione e caricare i dettagli di gioco. Una volta che avrà caricato i dettagli di gioco, lui avrà la prima schermata nera dove gli chiede di unirsi all'amico. La prima l'accetta, alla seconda resta nella schermata nera, come avete visto quel fa l'amico. A questo punto noi premiamo freccetta, andiamo su esci dalla base con l'Avenger, premiamo X e subito dopo tasto PS andiamo a mettere l'applicazione in sospeso. Appena metteremo l'applicazione in sospeso torneremo su GTA, confermiamo con X la schermata nera che avete visto e aspettiamo che ci carichi la nuova lobby. Una volta che siamo arrivati nella nuova lobby, siccome che è sessione amici, basta che andiamo su party e ritorniamo dal nostro amico. Ricordo che questa versione è a 2, quindi in principio servono 3, però tutti abbiamo amici. Se non avete amici, ci sono le community dove potete unirvi, quindi gli altri non devono sapere che state facendo un glitch, quindi si può dire che è a 2. Male che vada, che siete sfortunati, beccate proprio quello che sta giocando in mira manuale. Comunque basta che guardate quello che sta facendo, se sta facendo un deathmatch o cosa, non credo che in mira manuale. Comunque, una volta che siamo ritornati in sessione, facciamo tutto come nel vecchio glitch. Il nostro amico adesso si trova sempre in quella schermata dove premere cerchio, dove gli dice, dove gli chiede la modalità di puntualamento, se vuole accettare. Lui rimane lì. Noi quando siamo tornati avviamo una qualsiasi missione, mi raccomando, della Rockstar. Le missioni sono su tasto opzioni, attività, avvia attività, create da Rockstar, missioni, e restiamo nella schermata. A questo punto il nostro amico tramite il party si unisce a noi, lasciando sempre la schermata nera, quella col cerchio dove deve declinare. Deve aspettare una decina di secondi. Dopo passate una decina, dipende poi dalla connessione, raga, a volte potete 3-4 secondi e vi carica subito. Comunque vi consiglio di aspettare una decina di secondi. Preme poi il cerchio e gli apparirà subito l'altra schermata che vuole unirsi a noi. In questa schermata lui ce lo dirà, sono nella schermata, infatti vedete qui nel video sto aspettando. Lui mi dice sono nella schermata, io esco dalla lobby. Lui a questo punto accetta la schermata nera. Praticamente a volte può succedere che viene portato in cielo e poi ritorna giù, e a volte rimane direttamente lì, dipende se è una sessione nuova o vecchia, cioè se abbiamo già aperta la sessione. Una volta che è tornato giù, rifacciamo tutto come nel vecchio glitch, raga. Ci dirigiamo verso l'auto che vogliamo duplicare. In questo caso andiamo noi a prendere la retro custom. Una volta che la nostra amico l'ha posizionata, io, poi vedete che Blade già fuori, ho posizionato un faggio.
Voi se volete potete farlo anche prima o dopo, però se sbagliate, cambiate sessione, poi dovete richiamarlo. Qui una volta che il nostro amico saliamo insieme, appena lui apre la maniglia, io scendo, lui sale, mi fa guidare la macchina. A questo punto io vado, mi ero dimenticato che avevo già il faggio fuori, però me l'ha detto Emanuele, che saluto e ringrazio che ho aiutato a fare il video. Ha detto: guarda, già c'è già fuori la moto, infatti vedete il mio faggio è già fuori, quindi non c'è bisogno che esco. Quindi viene posizionata la macchina, io mi avvicino e vedo se mi teletrasporto all'interno della macchina. Faccio un paio di prove, se tutto va bene il nostro amico può scendere. Noi passeremo all'auto di guida, mi raccomando non toccate mai R2 se no uscite fuori. Premiamo triangolo e usciamo. Ci avviciniamo al pallino giallo visuale verso l'auto e premiamo insieme triangolo ed X. A questo punto spawneremo fuori con la nostra auto duplicata. Adesso io per motivi di tempo richiedo il centro operativo mobile e la metto al suo interno. Non ricordavo che c'era dentro al centro operativo mobile, per questo aprirò poi l'internet per vedere che c'era dentro, perché non mi ricordavo se c'era, era vuoto o pieno. Vi consiglio di usarlo, se usate il centro operativo mobile è molto più veloce invece di andare nel garage e portare la macchina in un garage. E niente, con questo è tutto, vi lascio il resto del gameplay, come sempre un abbraccio fortissimo a tutti, se avete bisogno di account moddati, glitchati o soldi sul vostro account potete contattarci sul gruppo Telegram, Facebook, Instagram, siamo su Instagram e Telegram, siamo abbastanza attivi. Ecco, questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci sentiamo nel prossimo video.